In diesem Video geht es um Wörter, die oft verwechselt werden. Eh, l'ho formulato al passivo, qui l'ho scritto invece con man. Es geht um Wörter, die man oft verwechselt. Parole che si confondono spesso. Com'è nata questa lista? Beh, in realtà sono errori tipici di studenti italofoni che scrivono testi, in particolare durante gli esami di maturità, ma non solo. E quindi è nata una, una piccola guida che abbiamo chiamato Vademicum zum Aufsatz. E in questo video voglio appunto presentarvi alcuni di questi errori. Um, bene, partiamo dalle prime parole che spesso gli allievi confondono o che non riescono appunto a capire bene. Partiamo da tema, scritto con TH, argoment e poi aufsatz, perché spesso in italiano abbiamo anche parole simili, tema, argomento, poi in realtà bisogna capire quando si usano e che cosa sono, ma vediamo in dettaglio. Se io voglio dire tema nel senso di argomento, nel senso di tematica, userò das Thema, potrei anche dire der Gegenstand, però in realtà è più usato tema. Vediamo un esempio. Das ist ein interessantes Thema, che appunto si può tradurre con eh, questo è un argomento, è un tema interessante, quindi in questo caso è la tematica. Potrei anche dire Das ist ein heikles Thema, se è un tema delicato. Potrei anche dire Das ist ein aktuelles Thema, se è un tema d'attualità oppure un tema attuale. Mm, posso anche dire Ich möchte das Thema wechseln, se voglio appunto desidero cambiare il tema. Poi abbiamo questo vocabolo, Gegenstand, che viene anche usato, per esempio, se io sto facendo una presentazione, quindi il tema da, sarebbe il soggetto in realtà, però è anche sinonimo di tema. Quindi, als Gegenstand seines Vortrags, weltweit das Coronavirus. Quindi, come tema o come soggetto della sua presentazione, o della presentazione perché poi il tedesco usa molto di più i possessivi rispetto all'italiano l'oratore ha scelto, o scelse, eh, appunto il tema del coronavirus, che adesso è comunque un tema molto d'attualità. Poi abbiamo in tedesco il vocabolo argument, das Argument, di argomente, che corrisponde sia ad argomento, ma non più nel senso di tema o tematica, ma nel senso di argomentazione, eh, quindi è il punto dell'argomentazione, quando devo argomentare devo quindi portare argomenti validi a sostegno di una tesi, e si dirà quindi Das Argument für, quindi a sostegno, oder gegen edvas più accusativo. Si noti anche l'ortografia, argument, no? rispetto all'italiano si dice argomento, argument, c'è cioè questa U. Vediamo un esempio: Die Umweltschützer haben viele gute Argumente gegen Tierversuche. Quindi, gli ambientalisti hanno tanti buoni argomenti contro gli esperimenti sugli animali. Lo sono contrari e quindi porteranno degli argomenti contro contrari. Quindi si dice eh, argomenti da gegen oppure argomenti gegen zuga. Quindi se esprimo ehm, contro gli esperimenti sugli animali dovrò utilizzare la preposizione gegen più accusativo, altrimenti se so già di cosa parlo eh, dirò argomenti da gegen che sono gli argomenti contrari. Quindi l'espressione idiomatica sarà argumente, al plurale, für oder gegen qualcosa, per esempio dir versuchen, anführen, oppure vorbringen, quindi portare. In italiano c'è anche il verbo addurre, che magari non usate, ma comunque è la forma corretta, quindi quando si portano argomenti per o contro qualcosa. Poi abbiamo anche il verbo argumentieren, also ich kann natürlich auch dafür oder dagegen argumentieren, quindi posso anche argomentare a favore o contro una determinata tesi, come in questo caso il tema degli esperimenti sugli animali. Vediamo ora il termine italiano tema. Come si può tradurre tema in tedesco? Allora, innanzitutto abbiamo quello che è il componimento scritto, quindi il tema che si scrive a scuola, che in tedesco non è il tema, innanzitutto, quindi il tema t h e m ma è der Aufsatz. Questo è un errore tipico che anche fanno gli allievi, quindi, quindi quando scrivono eh, che scrivono il tema, scritto tema. In realtà, scrivono, eh, si schreiben also den Aufsatz. In der Schule schreibt man Aufsätze il plurale appunto è aufsätze. Eh, in der Schule schreiben wir heute einen Aufsatz, quindi scriviamo un tema, scriviamo un componimento. Poi abbiamo ancora tema, nel senso di tema, argomento, che abbiamo visto precedentemente, quindi da Thema, il plurale appunto Themen. Eh, dieses Thema ist sehr interessant, dieses Thema interessiert mich sehr. Ich habe dieses Thema gewählt, weil es sehr interessant ist. Vediamo ora due termini che sono abbastanza problematici e che letteralmente fanno girare la testa. Schuld è la colpa, schulden sono i debiti. In pratica non c'è il plurale di schulden, non si può dire schulden, perché se dico schulden, sto dicendo debiti. Spesso, quindi, quando ci si occupa di autori come Kafka, come Dürrmatt, c'è il problema della colpa. Di chi è la colpa, di chi sono le colpe. E se vogliamo dire colpe dovremmo quindi utilizzare un'espressione come Arten von Schuld, perché se diciamo schulden parliamo di debiti. Allora, la colpa, abbiamo detto, c'è solo al singolare, quindi di Schuld, e non possiamo mettere di schulden, non, non si può fare. Esempio, erate Schuld an dem Unfall, quindi lui. Era colpevole dell'incidente o letteralmente aveva la colpa per l'incidente, an più dativo, quindi schuld femminile, han richiede poi il dativo. È una... Come esistono i verbi con una preposizione fissa, esistono anche i sostantivi con una preposizione, come in questo caso. Poi abbiamo appunto schuld al singolare, nel senso di debito, proprio usato al plurale, schuld, i debiti. Pensiamo per esempio. Di Legende vom Trinken di Josef Roth, anche qui vuole restituire il suo debito nei confronti appunto ehm, di un signore che ha incontrato, che gli ha dato del denaro. No? Vuole restituire un d'Artagnan, come dice lui, se siamo a Parigi e, e lui ha questo compito di restituire i suoi debiti. Ecco, die Schulden, Ermachte viele Schulden, quindi il plurale si usa in questo caso, ma non viene usato invece per la colpa. L'espressione essere colpevole si tradurrà quindi con Schuld sein oppure Schuldig sein. Come in questo caso, Er ist daran schuld, wenn ich zu spät komme. È colpa sua se vengo in ritardo, se arrivo in ritardo. Ecco, Daran è un avverbio pronominale e viene inserito comunque nella frase principale, prima della subordinata. È molto tipico anche nelle frasi infinitive. Poi c'è anche l'espressione eh, bei wem liegt die Schuld, quindi bei wem, no? presso chi già c'è la colpa, letteralmente in italiano diremmo di chi è la colpa, wer ist schuldig o wer ist der schuldige, chi è il colpevole, schuldig eh, può essere appunto sostantivato e quindi si declina da schuldige in schuldige. Bene, passiamo ora al verbo cercare. Spesso si sbaglia quando si vuol fare l'infinitiva, ad esempio se voglio dire cercare di rispondere, cercare di, quando quindi abbiamo l'infinitiva. Innanzitutto non è suchen, ma è versuchen il verbo, quindi cercare nel senso di provare, di tentare. E quindi richiede la frase infinitiva, da non confondere con la finale. L'infinitiva è una frase che ha zu nella parte, diciamo, nella seconda parte della frase, quindi non ha, non ha um, un um, zu invece è la finale. Abbiamo quindi questo esempio. Ich habe versucht deine Frage zu beantworten. Quindi ho cercato di rispondere alla tua domanda. Abbiamo quindi la principale, la virgola, abbiamo poi la frase infinitiva, il verbo preceduto da zu. Quindi quando vogliamo dire cercare di, dovremo sempre utilizzare e fare l'infinitiva. Poi c'è il verbo cercare, cercare qualcosa che conoscete, quando per esempio cerco un oggetto, ich suche zum Beispiel, wo ist mein plecht? ich suche jetzt mein ich finde ihn nicht. E poi abbiamo anche visto il verbo con preposizione, cercare, quando per esempio cerco la soluzione in alcune espressioni, eh, avremo eh, la, la preposizione nach, suchen nach più dativo. Quindi se dico cerco i funghi, dico wir suchen Pilze, mentre se voglio dire uh, wir suchen nach der Lösung des Problems, dovrò utilizzare il verbo con preposizione, quindi dovremo quindi imparare le espressioni eh, che richiedono il nach. Nei dizionari sono comunque, si trovano sempre tanti esempi mi sto chiedendo come devo tradurre mh, chiedere, ecco chiedere, eh, chiedere si traduce ad esempio con jemanden fragen nach, quindi ci fa capire che fragen richiede l'accusativo, ich frage dich e poi abbiamo anche la preposizione, quindi nach più eh, Vediamo un esempio, er hat mich nach dir gefragt, mi ha chiesto uh, di te, lui mi ha chiesto di te, quindi abbiamo in italiano abbiamo mi, in tedesco abbiamo mich, poi di te si traduce con la preposizione nach dir, nach con il dativo, quindi fragen con l'accusativo che qui già questo è problematico perché è un verbo che in italiano richiede il complemento di termine. Se invece voglio chiedere, eh, porre a qualcuno una domanda, eh, jemandem eine Frage stellen, in questo caso avremo il dativo, mandem, infatti, ne Frage, una domanda, quindi porre una domanda a qualcuno. Esempio, er hat mir auch eine Frage gestellt. Er, quindi lui, um, ha posto anche a me una domanda. In questo caso abbiamo il mir, eh, a me, al dativo, come in italiano. Eh, il mio deve andare prima perché quando abbiamo un pronome e eh, un sostantivo in tedesco si mette prima il pronome e il dativo e poi l'accusativo eh, normale se avessimo avuto due pronomi avrei avuto prima l'accusativo e poi il dativo bene bene adesso vediamo un altro modo di tradurre eh, il verbo chiedere chiedere per ottenere Ecco, questo è un altro verbo con preposizione, è sempre con l'accusativo, jemanden bitten um e poi c'è anche l'accusativo dopo la preposizione um. È un verbo irregolare, quindi bittet pat at gebeten. E ma, si presenta per esempio in questo, in questo caso, er hat mich um einen Gefallen gebeten. Lui mi ha chiesto un favore. Il favore si dice dir Gefallen, quindi fallen è cadere, ma non c'entra niente, esiste anche gefallen, che vuol dire piacere come verbo, e abbiamo quindi il favore, dir gefallen è maschile, quindi se voglio chiedere un favore devo dire uh, uman gefallen bitten, in questo caso la frase è al perfect, per quello abbiamo gebeten. Studiate sempre molto bene i paradigmi di questi verbi. Da non confondere evidentemente con altri uh, verbi che uh, sono ad esempio unbitten, bietet an but an e at angeboten che vuol dire offrire per esempio siat mi ha zum trinken angeboten mi ha offerto qualcosa da bere in questo caso abbiamo il dativo che è il dativo per la persona e poi etwas ein glas wein per esempio da glas wasser siat mi etwas zum trinken angeboten e poi abbiamo un altro verbo che assomiglia che è bieten betet in questo caso è un verbo debole quindi un verbo regolare che significa pregare che è accompagnato da alcune preposizioni vediamole via beten zu gott quindi noi preghiamo dio in tedesco obbligatoria questa preposizione beten zu oppure abbiamo anche il caso wir haben für einen kranken menschen gebetet abbiamo pregato per una, un ammalato, una persona ammalata, quindi in tedesco usiamo mensch che è in declinazione, quindi all'accusativo diventa einen kranken Menschen. Notiamo il paradigma di questo verbo, gebetet, che è regolare, mentre prima avevamo gebeten per il verbo bitten e eh, angeboten per il verbo unbitten. Quindi si assumono e fare molta attenzione. E attenzione al paradigma di questi tre verbi, offrire. Abbiamo poi pregare e abbiamo poi chiedere, eh, che appunto, o anche pregare, eh, perché il perfect di Beaton e di Bitten è molto simile. Quindi Beaton è regolare, quindi Gebetet hat Gebet, mentre Bitten hat Gebeten con en. Queste parole creano anche qualche problema. Der Tod si scrive con la D, ma si pronuncia T ed è maiuscolo. Eh, tut eh, come aggettivo, quindi con la T, tut come verbo e sterbe. In realtà sono cose diverse, però i ragazzi eh, si confondono. Abbiamo infatti, eh, la prima parola è der tut, la morte. Innanzitutto è maschile, der tut, in italiano è femminile e c'è questa D finale. Eh, der tut in venedic is una novelle von Thomas Mann, quindi la morte a Venezia è una novella di Thomas Mann. Poi abbiamo l'aggettivo tut, con la T in minuscolo quindi, è vaso fu tut, quindi in questo caso è morto subito, da va, after stelle tut. Può essere scritto in maiuscolo se viene sostantivato, quindi se io per esempio metto un articolo, lo declino, te a tut, per la prima declinazione, oppure ein tuter, per la seconda declinazione, oppure zwei tute, due morti, per la terza declinazione, quindi quelli che non sono preceduti da articoli, ma come in questo caso da eh, numeri. Poi abbiamo anche il verbo töten, che è uccidere, quindi non c'entra più con, non è morire evidentemente, ma spesso i ragazzi si confondono. Töten è un verbo regolare, quindi tötete, getötet. Er tötete seine Freundin aus Eifersow, quindi ha ucciso, o anzi uccise al preteritum la sua ragazza o la sua amica per gelosia. Per gelosia si traduce in questo caso con la preposizione aus, è un'espressione, per gelosia aus eifersucht, Ecco, poi abbiamo appunto il verbo sterben, sterben appunto un verbo irregolare, stiert, starb ist gestorben, con ausiliare essere, come in italiano, è morto, der und ist plötzlich gestorben, è morto improvvisamente, povero cane. Poi abbiamo sterben an più dativo, che è un verbo con preposizione, normalmente si usa per le malattie, quindi der Mann ist an einer Krankheit gestorben potremmo anche dire an einem Erzinfarkt gestorben. Un um... altro problema è opera, dipende da che cosa si intende, se con opera intendiamo un'opera musicale per il teatro dovremmo tradurre con di upa, il plurale è upern con la n. Don Giovanni is Mozart's letzte Oper. Don Giovanni è l'ultima opera di Mozart. In questo caso quindi è chiaro che cosa vuol dire Oper. Ma se vogliamo dire l'opera artistica, quindi l'opera anche nella letteratura, quindi più in generale, non potremo parlare di Oper, ma dovremo parlare di Werk. Das Werk, di Werk. Se per esempio, non so, per l'esame di letteratura dobbiamo leggere tre opere, dobbiamo analizzare tre opere, Parleremo di Werke, non si può parlare di Upan. Eh, vediamo alcuni esempi. Das ist eine vollständige Ausgabe der Werke Brechts. Questa è un'edizione completa delle opere di Bertolt Brecht. Poi abbiamo un altro problema, è l'uso del plurale di Wort. Wort ha due plurali, ha Worte e Wörter. Ma qual è la differenza tra Worte... Con la E, I, i Wörter, con umlaut e R. Allora, se io sto parlando della parola, e quindi dei vocaboli, o delle singole parole, per esempio quelle che stiamo facendo adesso, dovrò parlare di Wörter. Das Wort, il singolare, di Wörter, quindi umlaut e R. Esempio, ich habe heute ganz schwierige Wörter gelernt. Nein, die sind nicht schwierig, die sind ganz einfach. Oppure l'abbiamo anche nel vocabolario, das Wörterbuch, quindi la parola Wörterbuch contiene appunto questo sostantivo al plurale. Se invece io intendo le parole, ma nel senso del discorso che qualcuno può fare, per esempio un oratore durante un intervento, allora parleremo di Worte. Vedete, è facile, no? Il singolare, quindi das Wort, e poi abbiamo di Vorte. Se ne è e poi chiaramente devo mettere il plurale, waren hart, le sue parole, quindi il suo discorso era, in italiano diciamo era, in tedesco waren, perché appunto è un plurale, waren, ehm, war hart, e in italiano ira duro. C'è anche l'espressione in wenigen worten, in poche parole. Vediamo ora alcuni verbi che creano problemi alle nostre allievi e ai nostri allievi. Wissen, kennen e kennenlernen. Partiamo dal primo verbo, sapere. Sapere si traduce con wissen, ed è un verbo irregolare, è un verbo del terzo gruppo, quindi è un verbo misto, eh, ich weiß, du weißt, er weiß, quindi senza e e senza t alla prima e alla terza, e wissen, ihr wisst, sie wissen, il pretetum è wuste, quindi è Irregolare, cambia la vocale, però le esigenze di un verbo debole perché, appunto, ti te testi, tetten, e poi abbiamo ad gewust, quindi abbiamo la, la radice che cambia, quindi la u e poi la t, come tutti i verbi misti. Ehm, esempio, ich weiß, dass er krank ist. Io so che lui è malato. Con il verbo wissen abbiamo quasi sempre una frase subordinata. Io so che. Quindi userò ich weiß e poi ho una subordinata. Um, un altro esempio. Er weiß wovon erredet. Lui sa di ciò che parla. Er weiß wovon erredet. Poi abbiamo un altro verbo che è sapere, nel senso di conoscere. Quindi il verbo kennen, che tra l'altro richiede un complemento oggetto. È un verbo anche qui um, misto, quindi del terzo gruppo. Kant al preteritum gekannt, quindi con la vocale A e non con la vocale O perché quello sarebbe poi können, che è il verbo modale können, potere, essere in grado di per esempio. Ich kenne ihn nicht, non lo conosco, ich kenne ihn nicht. Quindi in questo caso abbiamo un complemento oggetto, non posso mettere il verbo wissen, ma devo usare per forza il verbo transitivo kennen. Poi abbiamo il verbo conoscere quando si fa la conoscenza per la prima volta, in questo caso devo usare kennenlernen, si può scrivere anche staccato, secondo la nomatografia ci sono entrambe le possibilità. Per esempio, ich habe ihn, se mi riferisco a un uomo, oppure ich, ich habe sie, una donna, vor zwei Wochen kennengelernt, l'ho conosciuto o l'ho conosciuta due settimane fa. Anche questi due verbi, lernen e studieren, presentano a volte alcune difficoltà ai nostri allievi e ai nostri allievi. Imparare e studiare eh, in, si traduce con lernen, eh, quando per esempio io dico Ich lerne im aus meinen fehlern. imparo sempre dai miei errori, imparare dagli errori. Si dice Ich lerne aus meinen Fehler, imparo dai miei errori. Qui si può tradurre in italiano solo con imparare dagli errori. Però abbiamo casi come qui, ich habe heute zwei Stunden Deutsch gelernt. Oggi ho studiato, no, direi studiato due ore di tedesco. Um, però si usa lernen, non si può usare studieren. Perché? Perché studieren significa um, studiare, cioè essere immatricolato all'università. Quindi, Mein Bruder studia psicologia in Zurich, mio fratello studia psicologia in Zurigo. Eh, di conseguenza, eh, quando vogliamo dire essere all'università, nel senso di essere immatricolati e studiare all'università, dovremmo dire studieren. Diremo invece lernen quando studiamo, ehm, alla scuola media, al liceo, mh, in tutte le altre situazioni, quando si studia una lingua. In realtà, se io dico ich lerne Deutsch, vuol dire che sto studiando la lingua tedesca. Se dico ich lerne Deutsch... Anzi, se io dico, ich studiere Deutsch, significa che sto studiando all'università, quindi germanistica, letteratura tedesca, quindi a un livello più alto. Eh, ich studiere Germanistik dann, wenn ich Deutsch studiere. Aber wenn ich jetzt eine Sprache lerne, dann sagt man, ich lerne Deutsch. Vediamo adesso due verbi che creano problemi. Handeln può essere riflessivo e quindi avrà una preposizione, sich handeln um, e quando non è riflessivo avrà la preposizione von. In realtà sarà es handelt sich um, e quando invece non è riflessivo la preposizione sarà von. Trattarsi di e trattare di. Ma vediamo più in dettaglio di che cosa si tratta. Quando dico ad esempio, non so, il libro parla di... In tedesco non si può dire das Buch spricht über, assolutamente no. Eh, bisogna usare trattare. Eh, useremo quindi handeln von più dativo, quindi si dice trattare, avere come quindi argomento. Eh, avrò quindi la frase dieses Buch handeln von einem kleinen Jungen. Questo libro tratta, eh, quindi ha come tema eh, questo, questo, questo giovane, questo giovane ragazzo. Dirò quindi handelt von einem dativo e poi en per l'aggettivo e anche la n perché in questo caso da lunghe declinazione. Oppure potrò usare il verbo handeln, il verbo riflessivo sich handeln um e avrà quindi la costruzione is handelt sich um. Anche in questo caso si tratta di. Avremo quindi. E qui bisogna fare attenzione alla preposizione perché eh, se prima eh, il soggetto della frase era il libro, adesso il soggetto è is, è un soggetto impersonale. Avremo quindi bei diesem Buch, si usa la preposizione by, bei, bei diesem Buch handelt es sich um einen kleinen Jungen, e poi è tutto accusativo. Ed è l'accusazione più difficile, però ci sono in realtà delle varianti più semplici invece di dire Es handeln sich um, si può semplicemente dire In diesem Buch geht es um einen kleinen Jungen. Questo libro si tratta di un eccetera eccetera. Um, quindi il tema è quello di un, di un giovane ragazzo. Attenzione quindi, se usiamo il verbo um, riflessivo handeln, sich an, dovremmo mettere bei all'inizio. Poi dovremmo mettere il soggetto in personale is, il sich e la preposizione um con l'accusativo. Se invece usiamo IS geht um, dovremmo dire in diesem Buch, per esempio, quindi in col dativo, geht ist um più accusativo. Vediamo ora, occupiamoci di studi. In realtà in tedesco c'è da studium e c'è di studie. Ma che cosa sono queste parole? Allora, esiste da studium soltanto al singolare in tedesco, che sono gli studi, per esempio gli studi universitari, anzi, solo gli studi universitari. Dice Studium dauert fünf Jahre. Quindi, quando si parla di studi universitari, eh, si dirà da studium al singolare, non potrò quindi usare. Il plurale, perché non esiste per questa parola. Se voglio dire dopo gli studi, dirò quindi nach dem Studium o nach meinem Studium möchte ich im Ausland arbeiten. Dopo gli studi voglio, eh, desidero anzi lavorare eh, all'estero. E poi abbiamo di studie, che ha il plurale invece con la N, che significa lo studio, la ricerca. Per esempio, das ist eine Studie über die Frauenbewegung. Quindi è una ricerca sul movimento delle donne, quindi sul femminismo di Frauenbewegung, che è molto importante quest'anno in Svizzera perché appunto ricorre anche l'anniversario dell'introduzione di voto per le donne. Bene, abbiamo tre parole che spesso vengono confuse dalle nostre allieve e dai nostri allievi. Si tratta di Einzig, Eigen e Einige. In realtà sono molto simili ma sono molto diverse. Einzig vuol dire unico, per esempio, das ist die einzige richtige Lösung. Poi abbiamo eigen, che vuol dire proprio, ich habe kein eigenes Zimmer, leider. E poi abbiamo äh, einige alcuni, einige Schüler, einige Schülerinnen haben am Kurs nicht teilgenommen. hanno bigiato alcune, hanno partecipato al corso, alla lezione. Also einige Schüler und Schülerinnen haben geschwänzt. Schwänzen vuol dire bigiare, quindi marinare la scuola. Vediamo ora la parola eh, strada. Avremo due termini, diciamo, uno più concreto e uno più figurato. Quello concreto è di Strasse, la strada di Strasse al plurale. Tra l'altro è accompagnato in tedesco non dalla preposizione in, ma da auf, perché è un luogo aperto, quindi di kinderspiel auf der Straße. In tedesco non si usa in con la parola strada, almeno in questo contesto. Avremo quindi... Eh, un altro termine mh, per dire la strada nel senso della via, in senso figurato, si parla di Weg, quindi Liebensweg, se io per esempio voglio seguire la mia strada non devo, posso dire evidentemente meine Straße gehen, ma dovrò dire ich möchte meinen eigenen Weg gehen e, e quindi con l'accusativo in questo caso. Poi abbiamo due termini che spesso i ragazzi confondono ed è l'umanità. Ecco, l'umanità eh, può essere tradotta con Menschheit e con Menschlichkeit. Allora, umanità nel senso della popolazione della Terra, l'umanità, tutte le persone, alle Menschen der Welt è semplicemente di Menschheit. Quindi si prende Mensch, che è maschile, e si aggiunge Haid e diventa femminile perché Haid ha sempre il femminile. Quindi... Questa frase è d'attualità purtroppo in questo periodo eh, con il coronavirus, quindi diremo: Die ganze Menschheit, quindi attenzione mensch, e poi heit, quindi ci sono due h, eh, ist von der Pandemie betroffen, quindi tutta l'umanità è colpita dalla pandemia. Oppure: Das ist die Geschichte der Menschheit, la storia dell'umanità. Se invece voglio dire umanità nel senso di qualità dell'essere umano, dirò: di Menschlichkeit Menschlichkeit Quindi aggiungiamo lische poi keit avrò quindi in diesem Buch geht es um Menschlichkeit Güte und Toleranz In questo libro si parla o si tratta di umanità, bontà e tolleranza si noti che in tedesco Toleranz ha appunto una sola L tre Parole che alcuni confondono, mensch, man e man. In realtà sono cose completamente diverse. Mensch e man sono in maiuscolo e sono due sostantivi, ma invece è un pronome. Ma partiamo da uomo, nel senso di essere umano, si traduce con der Mensch. Fa parte della declinazione, quindi si declina a tutti i casi eh, ad eccezione del nominativo maschile, prenderà quindi la residenza en. Um, si contrappone spesso al vocabolo animali, quindi si parla di uomo e animale. Menschen und Tiere leiden unter der Einsamkeit, quindi gli uomini, le persone e gli animali soffrono di solitudine. Eh, abbiamo anche eh, Menschenrechte, che sono i diritti dell'uomo, oggi si dice anche diritti umani, in cui Menschen, appunto, è l'essere umano, i diritti umani, è una parola composta, das Recht, die Rechte, diritto, das Recht. E poi abbiamo uomo, nel senso di maschio o di marito, in questo caso si usa con da man, con due N, il plurale di menna. Ein Mann und eine Frau, quindi l'uomo e la donna. E poi abbiamo il si, il pronome impersonale man, che è sempre in tedesco alla terza persona singolare, ed è in minuscolo. Chiaramente se avessimo qualcosa inizio frase eh, avremmo inversione. Qui adesso l'ho messo eh, per far vedere che è in minuscolo, chiaramente se cominciamo la frase dobbiamo scriverlo con la maiuscola, man sagt heute das. Eh, poi abbiamo anche un esempio. Eh, che non avevo visto, di Gleichbehandlung zwischen Mann und Frau, l'uguaglianza tra uomo e donna. Vediamo adesso due verbi che alcuni confondono: si tratta del verbo lasciare, che può avere la traduzione di lassen e di verlassen. Quando lasciare è un verbo semimodale avrà il paradigma Lest, Lisk, Lassen, ma a volte anche soltanto Lassen perché è un doppio infinito, ma vediamo per ripetere un po' questa problematica. Allora, quando io ho una frase con il verbo Lassen, quindi voglio dire per esempio che ho lasciato i bagagli in corridoio, Dirò: I Schapti Koffer in Flur gelassen. Userò quindi il perfect gelassen tranquillamente. Quando invece abbiamo una frase come l'ho lasciato parlare e abbiamo quindi il verbo Reden, abbiamo quindi un secondo verbo nella frase, non dirò gelassen, ma dirò semplicemente: I in Reden lassen. L'ho lasciato parlare, l'ho fatto parlare in pratica. È una specie di verbo modale. Eh, forma il perfect esattamente come i verbi modali al perfect. Con questo doppio infinito. Un altro esempio, in tedesco abbiamo l'espressione sich Scheiden lassen, che poi in italiano è divorziare, in tedesco è riflessivo, ma in Eltern haben sich scheiden lassen, i miei genitori hm, hanno divorziato, in tedesco sarà haben sich scheiden lassen, anche in questo caso abbiamo appunto ehm, il perfect con il doppio infinito, quindi con scheiden e con lassen abbiamo l'altro verbo, il verbo lasciare, nel senso di abbandonare, per esempio eine Person kann man verlassen, oder einen Ort, quindi si può lasciare una persona, un ragazzo, una ragazza, il marito, la moglie, einen Ort, un luogo, ecco in questo caso il, participio, il paradigma è verlest, verlis, verlassen, abbiamo anche qua un esempio, meine Cousine hat ihren Mann verlassen, mia Cugina ha lasciato... Eh, suo marito, quindi in questo caso non si dirà gilas ma ferlas, quando quindi lasciamo qualcuno o qualcosa. a volte crea problemi, si può tradurre con ABA e con ZONDA, innanzitutto ABA e ZONDA richiedono la costruzione eh, normale, quindi eh, soggetto-verbo, quindi eh, introducono una principale, non hanno nessun tipo di inversione, non hanno nessun tipo di problema, si chiama posizione nulla, null posizione, eh, posizione zero in italiano, quindi è come se non ci fossero da un punto di vista appunto sintattico. MA si dice appunto con ABBA, ad esempio in questa frase «Ich bin zwar müde, aber ich gehe noch nicht ins Bett.» «Sono certamente stanco, ma non vado ancora a letto.» E poi abbiamo il MA avversativo, nel senso di «bensì». Quindi, nella prima parte della frase spesso abbiamo anche, anzi, obbligatoriamente abbiamo una negazione, quindi «Ich habe es nicht wegen dir» o meglio ancora «deinetwegen» con il genitivo «getan», «non l'ho fatto a causa tua». Son deine Elton, ma a causa dei tuoi genitori. Quindi quando abbiamo in questo caso una contrapposizione e una negazione nella prima parte della principale, dovremo mettere Sondan eh, nella seconda frase. Un problema con i pronomi. Attenzione. Se abbiamo il man dovremmo riprenderlo con man, se abbiamo yeman dovremmo riprenderlo con er. Attenzione, man non si può riprendere con er, yeman non si può riprendere con man, ma vediamo alcuni esempi. Allora, il pronome si personale si traduce con man in minuscolo e sempre al singolare. Quindi ad esempio possiamo dire siamo d'attualità perché den man in den supermarket muss man eine Schutzmaske tragen ormai da mesi portiamo la maschina quando andiamo al supermercato no? se si va al supermercato bisogna si deve eh, indossare la mascherina abbiamo quindi man nella principale e nella subordinata jemand invece significa qualcuno Wenn jemand etwas verloren hat, kann er im Sekretariat nachfragen. Se qualcuno ha perso qualcosa può chiedere, può andare a chiedere in segreteria. Eh, quindi jemand e poi si deve riprendere nella frase principale con er. Il verbo rispondere può essere tradotto in tedesco con due verbi. Abbiamo la costruzione con jemandem anworten auf, quindi con il dativo per la persona e auf più accusativo per la cosa, ad esempio... Ich anworte dir auf deine Frage. Quindi io rispondo alla tua domanda, poi c'è anche a te, quindi sarebbe il dativo. E poi abbiamo Jemanden beantworten. Quindi abbiamo il dativo, sempre a qualcuno, ma poi il qualcosa viene espresso con il complemento oggetto. Quindi avremo la frase Ich habe dir deine Frage e non avremo più quindi la preposizione eh, a o più accusativo. Molti verbi che cominciano con b eh, non hanno la preposizione, quindi sono verbi transitivi. Gestellt oder gestanden? Abbiamo due participi passati. Uno è debole, gestellt, l'altro è forte, gestanden. In realtà si tratta di due verbi diversi. Stellen significa mettere in posizione um, quindi verticale, stellt, stellte, gestellt, um, è un verbo debole. L'altro invece significa um, stare in posizione um, Orizzontale, per esempio una bottiglia che sta sul tavolo, eh, ma anche mh, per esempio un piatto, eh, o un bicchiere. In tedesco si dice mh, Teller und Gläser stehen auf dem Tisch. E in questo caso abbiamo un paradigma irregolare, steht, stand, hat eh, gestanden. Esiste anche la variante ist gestanden, che viene usata al sud, soprattutto la Germania, anche in Svizzera, tedesca e in Austria. In questo caso si tratta di un verbo irregolare, also ein starkes verb. Vediamo un esempio con Stelle. Ich stelle das Glas auf den Tisch. Quindi in questo caso io metto il bicchiere sul tavolo. Avremo quindi io come soggetto, Stelle, poi avrò il complemento oggetto con l'accusativo, in questo caso Das Glas, e poi le preposizioni avranno l'accusativo, quindi auf più accusativo. Perché la domanda che io mi devo porre in questo caso è in stelle ich das Glas? Se abbiamo wohin avremo come risposta sempre auf den Tisch con l'accusativo. E a questo punto se io metto la frase al Perf diventa ich habe das Glas auf den Tisch gestellt. Ecco dove eh, appunto è ecco quel verbo gestellt che abbiamo visto prima. Se facciamo la stessa frase con l'altro verbo, dovremmo chiaramente togliere il soggetto io, perché non sono più io che faccio l'azione di mettere, perché è già lì il bicchiere, lo descrivo quando è già stato um, messo in posizione appunto orizzontale sul tavolo. Quindi das Glas steht auf dem Tisch. In questo caso abbiamo il soggetto che è das Glas, quello che prima era il complemento oggetto diventa il soggetto, das Glas steht. La stessa preposizione che prima aveva l'accusativo adesso avrà il dativo, perché il verbo steno, un verbo di stato, richiede il dativo, quindi avremo «auf dem Tisch». «Auf» richiede il dativo perché la domanda è «wo steht jetzt das Glas auf dem Tisch?». Se dovessimo mettere adesso anche questa frase al perfect avremo «das Glas hat auf dem Tisch gestanden». Allora, gelegt oder gelegen? Ecco, qui è un po' la stessa cosa di prima. In questo caso eh, abbiamo anche eh, due verbi che si assomigliano. Abbiamo legen, che appunto significa mettere in posizione orizzontale, quindi un verbo regolare, legt, gelegt, legt e ad gelegt. E poi abbiamo il verbo liegen, che è un verbo eh, forte, irregolare, che ha un paradigma liegt, la, ad gelegen, anche in questo caso eh, al Sud si usa l'ausiliare essere, Um, ich lege mich auf die Couch, um, quindi mi, mi, mi sdraio uh, sul, sul divano, ich lege mich ins Bett, posso anche dire, poi qui sull'uso delle preposizioni, vi ho il video sulle preposizioni, quindi sul divano si dice um, auf die Couch, però si dice in den Sessel, però si dice ins Bett, quindi è tutto strano. E se io metto la frase al perfetto diventerà ich habe mich auf die Couch oder ins Bett gelegt. Quindi, quindi con eh, la T. Se invece ehm, sono già eh, sdraiato sul divano, dirò ich liege auf der Couch, ich liege im Bett. Ehm, al perfect la frase diventerà ich habe auf der Couch oder im Bett gelegen. Vediamo ora la differenza che c'è tra gesetzt e gesessen. Ehm, anche in questo caso abbiamo due verbi diversi, abbiamo il verbo setzen che vuol dire, ehm, in realtà è eh, usato soprattutto se riflessivo, ehm, sedersi, sedere, ehm, che è regolare quando è di movimento, quindi setzt, setzte, ad gesetzt, è un verbo debole, eh, mentre è forte quando è essere seduto, quindi sitzen, sitzt, saß, hat gesessen. Avremo quindi... Un esempio, ich setze mich auf den Stuhl, mi siedo sulla sedia, oppure ich setzte, ähm, mich in den Sessel, ich setze mich in den Sessel, perché la poltrona appunto richiede in. Se mettiamo le frasi al perfect diventa, ich habe mich auf den Stuhl oder in den Sessel gesetzt, quindi avremo, mi sono seduto sulla sedia o in poltrona. Se invece abbiamo la stessa frase con l'altro verbo, avremo i sitze, quindi anche in questo caso il, il verbo eh, essere seduto, io sono seduto sulla sedia oppure in poltrona, e diventerà eh, al perfect, ich habe auf dem Stuhl oppure im Sessel gesessen. Vediamo ora la differenza che c'è tra gehängt e gehangen. Allora, anche in questo caso, hengen significa appendere ed è un verbo di movimento, quindi è un verbo regolare, hengt, hengt e hat gehängt. Quando invece hängen è un verbo forte, quindi è un paradigma irregolare, quindi come hängt, hing e hat gehangen, significherà essere appeso. Esempio, ich hab die Hacke an den Haken gehängt, quindi ho appeso la mia giacca mh, al gancio. Ehm... Um, Indicato Rube, avrei potuto anche dire nel guardaroba. In questo caso, Diake è entitrz am E se abbiamo la stessa frase al perfect, avremo Diake at am gehangen. Quindi, gehangen è il participio passato del verbo di stato. Quindi, la giacca è stata appesa al gancio. Quindi, am hacken gehangen. Vediamo poi la differenza che c'è tra la congiunzione DEN e la congiunzione WEIL. Una è quella del gruppo ad uso, che è DEN, che quindi eh, introduce una frase principale, mentre WEIL introduce una frase subordinata, quindi avrà il verbo alla fine. DEN, quindi, avremo una frase come questa, Ich bleibe zu Hause, denn ich bin krank. Quindi DEN, soggetto, verbo. Non c'è quindi nessun verbo alla fine, non è una subordinata, è una principale. Weil, invece, richiede la trasposizione, cioè la struttura della frase subordinata. Quindi, verbo alla fine. Das Verb steht im Nebensatz am Ende. Perché? Avremo quindi: Ich bleibe zu Hause, weil ich krank bin. Il verbo bin è quindi alla fine della frase.